riplive.it. The next step. Buon pomeriggio, Cri. Ma è pazzesco, è davvero arrivata questa puntata del mese? Eh sì, Cri, è passato appunto un mese dall'ultima volta che ci siamo viste. Bravissima, sistema il microfono perché mi sa che siamo... Beh, perfetto, così. Dall'ultima volta che ci siamo viste, quindi vuol dire che siamo alla puntata per andare a scoprire e conquistare una donna. Io ti assicuro, non vedevo l'ora di questa puntata perché è come un respiro nel mio mese... bruttissimo lavorativo, e quindi è proprio una boccata d'ossigeno. Poi vedo te che mi sorridi così, e poi parliamo di donne, perché siamo qui a parlare di donne. È questo, no? Quello che facciamo sempre quando ci vediamo io e te. Bravissima, Cri. E infatti, come stavo dicendo prima che tu entrassi fuori, io dicevo, meno male che c'è questo appuntamento per le donne, perché oggi è proprio una di quelle giornate in cui per me la stirpe maschile potrebbe anche andare su un altro pianeta. Ma sì, ma tu vedrai che tra pochi anni non avremo più bisogno di loro. Ma io lo so, guarda, me lo sento. E la dottoressa, appunto, la Cri è una dottoressa, quindi fidiamoci di lei. La ricerca progredisce, basta finanziarla. Se troviamo qualcuno che paga, magari poi ce la facciamo. Ma certo. Bene, durante, insieme al fatto di chiedere ai comuni di mettere le vie che vorremmo noi, appunto, di tratte delle donne, chiederemo anche questa ricerca. Un po' di sovvenzioni per la ricerca contro l'uomo, mettiamola così, viva le donne. E iniziamo subito appunto questa puntata, ma Cri, prima di svelare quale sarà la personaggia di oggi, come possono contattarci i nostri ascoltatori? Ma eccoli allora i nostri contatti. Potete usare WhatsApp al numero 349 94 50 223. Che bella questa cantilena. Oppure facebook.com/riplive. Ma ricordatevi soprattutto della pagina dedicata di Acme. Infatti, perché poi durante il programma e poi dopo il programma ci sarà l'aforisma del nostro personaggio più appunto il podcast pubblicato qualche giorno dopo la puntata. E allora che cosa volete di più? C'è anche Twitter, in realtà twitter.com/replayvit, e poi sicuramente Instagram. Bravissima, Cri, ma è troppo preparata. Cioè, pensavo che in un mese magari qualcosa le scappasse, e invece no, la Cri è sempre sul pezzo. Quindi siamo pronti per partire, per svelare quale sarà il personaggio di oggi. Ehi Cri, che via conquistiamo oggi? Oggi conquistiamo via Mary Shelley. Ehi Cri, che cosa facciamo oggi? Quello che facciamo sempre, Fede, tentare di conquistare Canegrate e il mondo. La fede con la Cri, la fede con la Cri, queste esploratrici tingono Riplive di rosa, insieme fanno scintille, ne combinano sempre mille, che coppia! La fede con la Cri. Dovrei mettere questo intro come suoneria. Sì, così almeno ci facciamo pubblicità durante le nostre telefonate. Alla fine siamo due pendolari. Figurati, sai quante volte suona il telefono mentre sei sui mezzi? Cioè, 100, non so il tuo, ma è 100. Quindi ogni volta potrebbe partire la fede con la Cri. Cri, Cri, Cri. Ma intanto, Cri, non so se senti. Ma questa base? Ma che... Oggi tutta la puntata, dato che siamo proprio attaccati ad Halloween, sarà su questo tema, perché come tu ci hai detto, Mary Shelley sarà il personaggio di oggi, e Mary Shelley è stata una delle prime donne a scrivere un romanzo di fantascienza, e quindi ci cade proprio pennello nella puntata di oggi, e per tutta la puntata teniamo un po' questo tono tenebroso, così tutto lugubre, questo venerdì sera. Wow. Ma è davvero questo venerdì sera? No, Halloween è lunedì, mi sembra. Non ne ho idea, sbaglio. Guarda, ma lunedì, oggi che giorno è? Il 31 comunque. Va bene, il fatto è che noi ci prepariamo per Halloween. Perfetto. Questa è la musica, parliamo di una donna fantastica che scrive cose fantastiche. In realtà noi abbiamo letto solo Frankenstein, però ha scritto tante altre bellissime cose. Però ci siamo informate tutto il mese per raccontare bene chi è. Ma infatti, allora, raccontiamo bene chi è questa donna. Mary Shelley in realtà non nasce con questo nome, ma nasce con il nome Mary Wollstonecraft Godwin. Sì, no, un nome a programma. Sì, perché appunto è nata con il cognome del padre. Poi scopriremo che si affezionò, era un uomo e si sposerà con questo uomo, quindi cambierà cognome. Ma nasce in una famiglia davvero, diciamo, all'avanguardia, perché la madre era una filosofa
e antesignana del femminismo, quindi che scriveva un sacco di testi sulle donne, sui diritti che dovevano avere, e il padre è uno scrittore politico, quindi diciamo che porca miseria il clima in cui nasce. Insomma, buon sangue non mente. Infatti aveva tutti gli strumenti per poter poi diventare quella che realmente è diventata. Quindi un'altra volta dobbiamo dire grazie alla stirpe, grazie a chi ha messo al mondo questa donnona. Infatti a mettere al mondo questa donnona è stata Mary Wollstonecraft. Hai visto? Entrambi i cognomi. E invece il padre si chiamava William Godwin. Quindi Mary, quando è nata, ha preso sia il cognome della madre che quello del padre. E appunto la madre l'ha messa al mondo il giorno esattamente 30 agosto 1797. Purtroppo dopo 12 giorni la madre di Mary Shelley muore per setticemia. Perfetto, allora prendete un taccuino e iniziate a fare delle crocette ogni volta che morirà qualcuno. Questa è la prima. Prima, fallo, perché dobbiamo fare il calcolo alla fine della puntata di quanto è costellata la vita di questa nostra amica scrittrice. Ce l'ho. Ok, il padre poi si risposerà più avanti con la vicina di casa, perché da solo non ce la poteva fare con le figlie, perché c'era Mary, ma c'era anche una sorella maggiore nata da una relazione precedente di sua moglie. Quindi erano famiglie allargate. Famiglie allargate. Fine esatto. 1700, ma già doppio cognome, famiglie allargate. Esatto. Poi il padre si sposa con la vicina di casa che aveva altri due figli, e quindi la famiglia diventa di quattro figli e poi appunto questo marito e moglie. Però a Mary la matrigna non è che piaceva molto. No. Ma la conflittualità tra donne è sempre alla base un po' delle tragedie. Poi vedremo, però già questo faceva metteva le basi. Già una base, sì. Infatti fu così. E la nostra amica Mary Shelley, pur essendo a fine 700, inizio 800, ricevette un'istruzione mica da ridere, perché il padre ci teneva comunque al fatto che sua figlia fosse istruita, non come le femmine dell'epoca che magari andavano solo a cucito e cucina, ma appunto con un bagaglio culturale e intellettuale abbastanza grande per l'epoca. Ma certo, ma dai, ma quale padre non vorrebbe vedere la propria figlia emergere dal punto di vista intellettuale, piuttosto che fare stira stira, lava lava, spazza spazza, fai figli e pulisci e vai a fare la spesa? Infatti il padre ce l'ha visto lungo, perché tutta questa istruzione che stava dando alla bambina poi porterà a grandi successi. Ma non soltanto questo, dato che nel suo ambiente di casa sì, poteva dargli un'istruzione, però lui voleva il massimo. Allora, per il periodo dell'infanzia, la manda a casa di altri, proprio un tutore tipo che tutto il giorno la istruiva. E quindi lei aveva la possibilità di leggere da questi libri della biblioteca, avere appunto un supporto dal punto di vista culturale, come se fosse in un collegio ma privato. Perché, ma secondo te era contenta? Lei descrive nelle lettere appunto di questo periodo il periodo quasi più bello della sua vita, perché descrive anche che in quel periodo si metteva sotto un albero e sotto quell'albero iniziava a fare i primi suoi componimenti. Oh mamma mia, deve essere fantastico. Ti immagini tutta la giornata immersa nei libri, a scrivere, ad ascoltare la natura. Vabbè, niente di meglio secondo me. E ovviamente gli strumenti che aveva in questo ambiente fantastico, con un supporto eccellente, hanno fatto poi la Mary Shelley che tutti conosciamo. Infatti, ma la nostra amica Mary Shelley man mano cresce, arriva la pubertà, ragazzi, arriva la pubertà. E infatti nel 1814 Mary Shelley, anzi ancora prima di diventare Shelley, la nostra amica Mary incontra Percy Bysshe Shelley. Ah, ma Shelley dici? Ma questo Shelley mi dice qualcosa. Ed era un assiduo frequentatore della casa del padre, perché anche lui scriveva, era un politico e tutto, e quindi scrittore e tutto, andava a casa del padre di Mary. Mary, tornata a casa dal suo tutore appunto culturale, torna a casa e rimane folgorata. Ma rimane colpo di fulmine pazzesco. Ma rimane folgorata anche lui. Sì, Macri. Ragazzi, questo è gossip, non c'è niente da fare. Ma lui era legato. Era sposato. E qua è critica, perché lui era sposato, ma entrambi si volevano. E quindi cosa fanno? Si incontrano di nascosto. Dove? Nel cimitero. Nel cimitero. Sì, ragazzi, si incontravano nel cimitero, sulla tomba della madre di Mary. Vabbè, allora,
incontrarsi in presenza di un adulto, della madre, poi tra l'altro significa che insomma questa relazione aveva delle solide basi, insomma volevano andare in là, avevano dei progetti, però la madre era morta, voglio dire, non era necessario per forza andare a trovarla. Si vede che erano degli spiriti un po' così tenebrosi. Mi piaceva il macabro, sì, questi due qua. E loro si promettono amore, se lo confessano proprio in questo cimitero. Ma appunto scegli Byron e ciao, come si chiama lui? Percy. Era sposato. Mr. Percy era sposato. E allora fanno una di quelle cose che si sentono solo nei romanzi: prendono baracca e burattini e scappano insieme. Ma questa in gergo siculo si chiama la fuitina. In Francia praticamente hanno fatto la fuitina. Due inglesi hanno fatto la fuitina sicula e sono andati in Francia. Bravissima. Internazionali, insomma, questi due. Proprio... Povera moglie, tu te li immagini? Beh, io vado, ciao, vado in Francia. No, ma non l'hanno detto a nessuno. Ah, era un segreto. Partono in segreto e si portano con loro, non vanno da soli, ma si portano una delle sorelle di Mary. Così per le accompagnare. A loro piaceva avere qualcuno della famiglia vicino a loro. E Claire va con loro. E appunto in questo viaggio cosa fanno? Cioè sono due scrittori, loro tengono un diario comune, Percy e Mary, e ci scrivono su tutti i giorni. Mamma, che romantici! Un diario giornaliero. Con i cuoricini, facevano le cornicette. E purtroppo non ci è dato avere questa cosa. E poi scrivono anche dei piccoli testi, dei inizi di romanzi, poesie, cioè, e a cavallo di questi asini anche. Cioè loro, degli asini scrivevano. Sì, no, nel senso che loro non è che avevano molti soldi, quindi si trovano magari alcune volte a attraversare alcuni pezzi a cavallo d'asino. Cioè proprio una vita vissuta in pieno. Due, con la consapevolezza di avere le capacità di fare tanto e bene, che mettono tutto da parte e vanno. E vanno. Esplorano il senza mondo, dire scoprono. Un cacchio a nessuno. Però è l'amore che poi quello, certo, che realmente li porta a fare queste cose pazze, folli. È l'amore, la forza. Sì, però Cri, tu mi ricordi che soltanto con l'amore e senza soldi non è che possiamo andare molto lontano. No ragazzi, no, a meno che non abbiate un rifornimento di cartoni con cui avvolgervi durante l'inverno, mi spiace, ma l'amore non basta. E quindi Mary e Percy sono costretti a tornare in Inghilterra. Da. Appunto. Questa base è perfetta. Tornano in Inghilterra e il padre appunto vede che loro due sono insieme e non è molto contento dell'unione di sua figlia. Ma te li immagini? Ti ho fatto studiare, disgraziata. Dove vai? Ma pensa a te. Ma dai. Ma non so io. E quindi non è molto contento e Mary è molto triste perché comunque suo padre era un punto di riferimento per lei. Ma... Sì, vabbè, suo padre però poi si è sposato con la vicina di casa. Sì. Le ha messo in casa due sorellastre. Sì, sorellastre. Cioè, io non so, adesso mettiti nei panni di Mary. Ma che esempio mi hai dato? Senti, dottoressa, che come si inferma? No, so. Vabbè, tu mi insegni che tutte le nostre scelte da adulti sono dettate dalle esperienze infantili. Assolutamente sì. Ecco. E quindi la nostra Mary torna a casa dopo questa fuitina con Percy e... L'amore l'hai fatta, l'amore dà anche i suoi frutti. È giusto. E quindi Mary si rende conto di essere incinta. Pancia piena, cara Mary. Sì, pancia piena. E Percy sempre sposato, ricordiamolo. Non sì, è che sì. Percy ha lasciato la moglie o cose varie. Quindi cosa fanno? Suo padre si rifiutava sempre di avere contatti con loro. Assolutamente non voleva averne. E il 22 febbraio 1815 Mary dà alla luce una bimba. Ole, congratulazioni, congratulazioni. Aspetta. No, non urlare, no, troppo presto. Congratulazioni, no. Perché dopo due mesi questa bimba purtroppo muore. Oh. No, anzi, è nata con due mesi di anticipo, ma muore due settimane dopo. E quindi a che quota siamo adesso di crocette? Due crocette. Madre e la prima figlia. Esatto, sì. Così poi, e infatti appunto Mary, diciamo che precipita in una depressione mica da ridere, perché comunque la prima bambina nata da questo rapporto innamoratissimo, idilliaco e tutto, e quindi c'è una prima grandissima delusione che segnerà in modo fortissimo comunque il suo proseguo nella vita anche di scrittrice. Indubbiamente tutti gli scrittori sono in quello che producono condizionati dalle esperienze di vita. Abbiamo visto anche il mese scorso la nostra amica Oriana Fallaci. Ragazzi. Ma Mary e Percy si amano così tanto che un anno dopo nasce un altro bimbo. Ma certo, perché le donne sono forti, loro vanno avanti nonostante tutto, nella tempesta, nella bufera, con l'amore e la pancia grande, e nasce finalmente un William. Altro bimbo. Perché? In onore del padre.
che almeno magari se lo stava un po' ingraziando, esatto. Diciamo la verità, gli servivano un po' di soldi. Esatto. E quindi lo chiama William e iniziano un po' a migliorare i rapporti con il padre. Sì, un nipotino che gira per casa fa piacere al nonno. Sì, infatti fu così. Ma Cree, dato che ci stiamo addentrando in questo clima pauroso e abbiamo fatto la prima parte della storia della nostra amica Mary Shelley, direi che siamo pronti per introdurre il nostro amico Halloween con una voce che arriva dall'oltretomba, che è il nostro amico Marilyn Manson con This Is Halloween. Fu in una lugubre notte di novembre che vidi la realizzazione delle mie fatiche. Con un'ansietà che rasentava quasi l'angoscia, raccolsi gli strumenti della vita attorno a me, così da poter infondere una scintilla di esistenza nella cosa inanimata che giaceva ai miei piedi. Era già luna di notte. La pioggia picchiettava lugubre contro i vetri e la candela era quasi consumata. Quando, alla debole luce semi-istinta, vidi l'occhio giallo, fermo, della creatura aprirsi. Respirava a fatica, con un moto convulso, agitava le sue membra. E queste erano le parole della nostra amica Mary Shelley, che appunto scriverà in Frankenstein. Ma Cree, vogliamo sapere dalle tue parole, dalla tua voce, come è arrivata a scrivere questo testo. Sì, ma vabbè, aspetta, ma che attrice sei? Oh, Marcucci! Che bello fare le puntate con la Cree, mi piace tantissimo. Ma sei fichissima! Mizzica, mi sono venuti i brividi. E pensare che siamo pure qua da sole in radio stasera. Dunque, ricomponiamoci. Oh, sei bravissima. No, Fede, sei proprio forte. Dai che mi fai diventare rossa. No, pazzesco. Non lo possono vedere, ma sono qua a bordo. Bellissima, troppo brava, bravissima. Dunque, Torniamo a noi. Sì, mi devo riprendere dopo questo urlo. Cosa succede? Nel maggio del 1816, Mary, accompagnata ovviamente dal suo consorte, chiamiamolo così perché ovviamente non erano sposati, decide insieme al loro figlioletto di partire per Ginevra. Vanno a farsi un viaggetto. Sì, perché giustamente è giusto, no? Insomma, prendersi un po' di pausa ogni tanto, sì, visto giusto. Che lavoravano tanto. E partono verso Ginevra insieme alla sorella per raggiungere Lord Byron, un noto scrittore dell'epoca, che aveva appunto intrapreso una relazione con Claire, che appunto, la sorella. Tutto perché la sorella voleva andare insieme a loro, perché aveva l'interesse per Byron. Tra l'altro a scrocco, perché non è che vanno là a pagare, vanno là ospiti. A casa loro, a casa sua di Lord Byron vanno. Tutti, andiamo. E insomma, da lì, da questo momento, Mary inizia a farsi chiamare signora Shelley. Così conosce Lance, no? Anche se comunque non era ancora sposato Percy. Vabbè! Beh, così, ma brava, cioè si è presa le sue responsabilità, mettiamola così. Peccato che durante questo periodo, insomma, il tempo non fu clemente con loro. Cioè, fu un'estate un po' di cacca. Sì, per dirla proprio terra terra. Insomma, e questo li costrinse a rimanere per lunghi periodi chiusi in casa, insomma. L'idea era quella di andare, fare le gite, le passeggiate, un tubo di niente. Rimasero per molto tempo appunto rinchiusi tra le quattro mura. E che cosa vuoi fare in questo circolo di scrittori che non erano altro che appunto Mary, insomma, il suo consorte e Lord Byron? Niente. E la sorella. E la poverina, lei accudiva i figli, probabilmente, i figli di tutti quanti. Faceva un po' la balia. E si ritrovano un po' come io, come me e te, qua stasera in radio. Sì, e si raccontavano del più e del meno, però del più e del meno poi finisce. Dopo un po' sì, e quindi? Si inventarono questo giochino. Ognuno di loro avrebbe dovuto scrivere dei brevi racconti. Wow! E lì fu che Mary mise giù due righe, così, giusto perché lei aveva questo talento, mise giù queste due righe, ispirata soprattutto da quelli che erano gli esperimenti, le vicissitudini, gli esperimenti di quel periodo circa il rianimare la materia morta, le galvanizzazioni, mettere insieme parti di esseri viventi diversi. A lei scatta la scintilla. Cose che, parentesi, in realtà sono un po' quelli che fanno i trapianti. Sì, la medicina
medicina di base. Ok, no, richiudiamo parenti. Però era l'800 ovviamente, non è che sì, possiamo aspettarci. Tu pensa lì che era fantascienza. Lì per fare gli esperimenti, per scoprire, per mettere le basi della medicina, usavano i cadaveri e li trafugavano dai cimiteri. Vedi tutto questo interesse per il cimitero. Ah, vedi, beh, una base da qualche parte doveva pure iniziare tutta questa sua arte, perché poi è arte la scrittura di Mary Shelley. E allora mette giù due righe. E queste due righe, voi l'avete letto sicuramente come me la fede, sono quelle righe che dicono così: vedevo a occhi chiusi, ma con una percezione mentale acuta, il pallido studioso di arti profane inginocchiato accanto alla cosa che aveva messo insieme. Vedevo l'orrenda sagoma di un uomo sdraiato e poi, all'entrata in funzione di qualche potente macchinario, io vedevo mostrare segni di vita e muoversi in un movimento impacciato, quasi vitale. Una cosa terrificante, perché terrificante sarebbe stato il risultato di un qualsiasi tentativo umano di imitare lo stupendo meccanismo del creatore del mondo. Eh sì, perché Mary Shelley ha avuto questa immensa idea di questo, che poi è diventato un romanzo, durante il dormiveglia. E quindi lei è come se se lo vedesse durante il sonno, no? Ma ti immagini? Mamma, che orrore! Poi una villa in mezzo, cioè in mezzo a nulla, con un lago davanti. Santo cielo, che paura! Mettici anche che lei, livello psicologico, non era proprio stabile, perché aveva già subito una forte depressione alla morte della madre e poi una ricaduta alla morte del primogenito, quindi insomma non è che stasse proprio bene la nostra Mary. Poi figurati, aveva queste idee malsane. Ma noi diciamo sempre che l'arte nasce dalla follia. Sì. Infatti. Ma questo racconto che inizia a scrivere Mary è, diciamo, un breve racconto, perché era partito per gioco, cioè per questo Lord Byron, davanti al camino, dai, facciamo questo gioco. Ma quando il marito Percy legge questo inizio di racconto, dice: ma tu stai scherzando? Anche lui scrittore capisce il talento della moglie, quindi dice: di questo testo devi farci un romanzo. E quindi da lì in poi, fino al 1818, continuerà a scriverlo. Ma cioè, tu pensa quanto è stato forte il marito nei confronti di Mary, scusa, sì, nei confronti di Mary, e quanto lei credesse in lui, perché anche se io non mi sento all'altezza, ma tu persona che io amo, mi dici che io sono forte, allora sono forte davvero. E quindi da qui la spinta per scrivere il romanzo. E poi finalmente arriva questo Frankenstein, sì, ovvero il moderno Prometeo. Nel 1818 esce anonimo, con una prefazione del marito Percy, e infatti per un sacco di anni tutti pensarono che questo testo fosse stato scritto da, appunto, da Percy Shelley. Poi vabbè, ovviamente dopo svariati anni Mary Shelley lo, come si dice, lo dirà che rivendica, bravissima, lo rivendicherà suo, e quindi poi dopo ovviamente tutti i meriti sono andati a lei, ma all'inizio andarono al marito. Ma certo, tu pensa, anzi, nessuno non ancora marito, nessuno avrebbe mai comprato un libro scritto da una donna. Ma quando mai? Erano periodi strani quelli per le donne, sì, complicati. E infatti, due donne in quel periodo, direi che possiamo aggiungere altre due crocette. È vero. Aspetta che prendo la penna. In un periodo nero, perché una delle sorelle di Mary, Fanny, decide di suicidarsi. Lascia una lettera di suicidio, ma ovviamente in quel periodo non si poteva dire che una persona si era suicidata, perché andava ad infangare il nome della famiglia, e quindi appunto viene detta come una morte così un po' accidentale, sì. E quindi un'altra crocetta, siamo già a tre. Le messe. E ovviamente la povera ex, ma cosa ridi? Moglie di Percy Shelley. Ma arrivata al capolino dice: ragazzi, cioè voi siete lì che avete fatto già due figli, io sono qua da sola con i due figli che avevo già fatto con Percy, e ragazzi vi saluto, mi annego nel fiume, vado. E quindi si suicida anche la moglie di Percy Shelley. Una tragedia. Ma una tragedia che invece Mary Shelley la prende come una buona notizia, perché così in questo modo possono sposarsi. Mary e Percy si sposano esattamente il 30 dicembre 1816 oh, e diventano ufficialmente marito e moglie. Una buona notizia, mettiamola così. Chissà com'era vestita? Di bianco? Non lo so in quel tempo come si usava a vestirsi. Vabbè, io ho qualche foto di Mary, l'ho sgamata. In nero? Bianco e nero, sì. No, il vestito non lo so. No, il vestito del matrimonio non l'ho trovato, no, però abbiamo lei... trovato lei in bianco e nero. Carina.
boh, la Cree continua a dire che è una bella donna. Secondo me, cioè, era particolare, ma bella donna non si può dire. Affascinante, dai, una donna di cultura, una donna d'altri tempi. D'altri tempi sicuramente. Ma in comunque in questi altri tempi, dopo il matrimonio, hanno un altro figlio. Oh, finalmente. Questo vive? No, che sì, vabbè, per ora è viva, Clara. E niente, quindi sono molto felici del fatto che hanno questi due bambini. Benissimo, siamo contenti per loro per ora. Anche noi, anche noi. Tutto questo, tutti questi avvenimenti, appunto, il romanzo di Frankenstein, i due suicidi, il matrimonio, un'altra figlia. Cioè, a Londra, in Inghilterra, non si sentivano molto più a casa. E quindi decido di intraprendere un viaggio. Ma questo viaggio che decido di intraprendere è così, un po' lontano. Giusto il tempo di una pubblicità per poi arrivare alla loro destinazione, che sarà l'Italia. Ma prima della pubblicità, una canzone che ha scelto la nostra dottoressa Cree. È una cosa a tema, ovviamente. Stiamo parlando di fantasmi e di Halloween. Allora ci andiamo ad ascoltare Ghosts That We Knew, The Mumfords and Sons. Mamma mia, Cree, che scelta hai fatto? Mamma, top, top, top. Fede con la Cree, la fede con la Cree. Siamo allora tornati qui insieme a voi a parlare di Mary Shelley. Certo, sempre su replay.it, sempre in acme alla conquista del mondo e oggi siamo alla conquista di una via che ancora non esiste. Perché appunto... Ma per poco, eh? Per poco, perché adesso tra poco tutti i comuni le metteranno. Perché ci serve. Ci servono questa via che è appunto via Mary Shelley. E ci siamo addentrati nella sua vita, per ora siamo arrivati a metà. Abbiamo parlato della sua infanzia, dell'incontro con Percy, dei tutti i drammi di lutti che ci sono stati fino adesso nella sua vita e adesso questo viaggio che intraprende col marito in Italia. Così, perché loro avevano bisogno di viaggiare, di sapere, di scoprire, di crescere. Perché i loro figli non crescevano, quindi crescevano loro. No, in realtà in questo momento ne hanno due che portano con sé in Italia. Quindi Cree, dalle tue parole vogliamo ascoltare cosa fanno in Italia, dove vanno, cosa succede. Non so, così illuminaci con questa base, ricordiamo, tenebrosa. Perché siamo in tema. Tu sei pronta? Pronta. Le metti tu le crocette adesso. Va bene, metto io. Allora, giustamente, come hai anticipato, prendono e vanno. Vanno alla volta dell'Italia. L'Italia sicuramente è il bel paese, ci sono un sacco di cose da vedere. Tra l'altro era anche un ambiente molto prolifico dal punto di vista della società, quindi era anche bello andare agli incontri, stare insieme alla gente. In questo periodo imparano anche la lingua. Eh sì, eh. Quindi una grande crescita culturale, non solo dal punto di vista dell'arte, della letteratura, della scrittura, ma anche della lingua. Quindi l'italiano sappiamo che è importante tutto il mondo, no? Bravi inglesi che imparate l'italiano. Comunque, arrivano tutti contenti e gioiosi, ma... No, Cree, non dirmelo. Raga, io ve lo devo dire, perché... Devo mettere la crocetta? Sì, sì. Cosa succede, mamma, poverini? Noi ci scappa da ridere, però guarda che... Pensaci, brutto. È brutto forte, È brutto, eh. Vabbè. Siamo già tra crocette? Sì. Succede... che i figli di Mary, ma no uno cazzo, tutti e due, la Clara muore a Venezia per una dissenteria. Ragazzi, attenti quando avete la dissenteria, prendete l'imodium, mi raccomando. Dovete bere l'acqua però. E l'altro, il William, che mi muore, poverino, di malaria a Roma. Siamo a 5 crocette. La Clara e il William in Italia, così, no? Cioè, Mary viene qua in Italia perché pensa di trovare un ambiente prolifico, felice e tutto, e in realtà gli muoiono due figli. Porca miseria. Ma poi la Clara... A Venezia nel febbraio del 18 e quell'altro nel giugno del 19. Ma c'è, cioè, ma dai, che brutto. Poverina. E ovviamente poi la nostra amica Mary cade ogni volta in depressione. E certo, che cosa devi fare? Hai 5 lutti in famiglia nel giro di 2 anni, 3 anni al massimo. Ma senti, ma non è che c'è sotto qualcosa? Non è che era lei che spingeva? Era un po' pazza, però, ma chissà, ma tu puoi dire sì o no? No, non possiamo dire. Perché guarda che sono veramente tanti, non sono ancora finiti. Vabbè, comunque, che succede? Lei va in depressione e il Percy le dice, oh bella, cioè non è che posso stare qua a curarti la depressione ogni volta che ti muore un figlio. Sai cosa faccio? E vado con le altre. Pensate che stronzo. Però lei non è che si fa mettere i piedi in testa, lei dice, vabbè, allora anch'io vado con gli altri e pure con le altre. Ah, brava, è la Mary. È brava. La Mary. Ma qui intanto Mary ha un altro figlio. Vabbè, giustamente, va via due, ne torna uno.
Infatti. Perché le gioie della vita sono tante. Lei è una donna forte. E nasce Percy Florence, perché appunto siamo a Firenze, in onore del padre dà il nome Percy e in onore di questo posto meraviglioso il secondo nome Florence. Meno male che arriva Florence, perché così lei riacquisisce nuovamente la voglia di vivere. È un nuovo inizio, l'ennesimo. Grazie a Dio. Grazie a Florence. Malgrado tutto ciò, lei in Italia si trova bene, nonostante le perdite, nonostante il marito che la cornifica, nonostante la depressione. Che vita di merda. La Mary riesce comunque a insomma a rimettersi in piedi. Per fortuna anche nostra. Anche grazie alla scrittura, perché comunque in quel periodo l'unico uno dei pochi conforti che aveva era buttare tutto nella scrittura. Infatti ha scritto una marea di racconti brevi, ma anche una marea di romanzi. Il famoso, l'unico, è Frankenstein, però vabbè, pazienza. Probabilmente perché sono rimasti famosi, tra virgolette, in Inghilterra. Perché ha scritto in inglese. Eh sì, infatti. Oggi abbiamo preso questo personaggio straniero perché ci sembrava giusto celebrarlo oggi vicino alla puntata di vicino ad Halloween, perché appunto era una puntata un pochino più tenebrosa. Ci sta benissimo, calzapennello per forza. Che succede? Che nell'inverno del dicembre del 1818 tutta la famigliola, gli Shelley, lei, lui e i due bambini. No, un bambino. Come un bambino? Ah, un bambino, e l'altro dov'è? No, due sono morti. E l'altro? Sì. Ah, sono tutti morti. No, non ce n'è neanche uno. No, ce n'è solo uno, Percy Florence. C'è solo il piccolino Florence. Sì, hai ragione. Sì, e gli altri sono morti. Scusa, sono troppe queste crocette. Hai ragione. Ne ho perse. Allora, la famiglia Shelley prende e va verso il sud Italia, verso Napoli, dove rimane per 3 mesi. Qui sicuramente la vicinanza col mare e il cibo buono e il mare, insomma. Bello. Si rimettono tutti in piedi, certo, come no. Poi Percy amava il mare e le barche e tutto, e gli viene una meravigliosa idea, Chris. Ma sì, lui e un suo amico decidono di salpare. Andiamo alla volta del nord Italia, andiamo, costeggiamo la costa. Fino ad arrivare nel nord Italia va tutto bene. Ma quando devono tornare indietro dal nord Italia per tornare a Napoli, e niente. Devo alzare la base? Mamma mia, metto una crocetta. Si imbarcano. E? Ma arriva la tempesta. No, dai. Sì. Il clima burrascoso fa ribaltare la nave. Il paschereccio, probabilmente. Vabbè, quello che era. E niente. E vanno via. Cioè, sono tutte e due. Cioè? Lui, il nostro Percy e l'amico col quale era salpato, perdono la vita in mare. E il capomarinaio no? Sì, anche lui, tutti e tre. Muoiono tutti e tre. Solo che il telefono non esisteva. No, e la Mary mica lo sa che il suo maritino non c'è più. No, lo pensa sulla barchetta che sta arrivando bello bello. E invece arriva una lettera. Nella lettera chiedono che fine abbia fatto Percy, perché questo amico di Percy sapeva che si era imbarcato con il tempo negativo, il tempo bravo avverso. Percy, bravo. Beh, arriva questa lettera e chiede: Percy come sta? E Mary: oddio, come sta? Perché? Cosa è successo? Allora Mary e la moglie del compagno di Percy decidono di andare a Livorno. Sì, verso Livorno. Verso Livorno. Per avere notizie. Per cercare i due mariti. E li trovano, certo. Morti. Morti. Che triste questa storia. Fai due crocette per piacere. Altre due. Mamma Siamo mia. A sette. Tremendo. Questa storia è proprio triste. Mamma, poi ci facciamo una pizza per piacere. Ma la cosa più intrigante, interessante di questa cosa è che sei sadica, però te lo devo dire, sei proprio sadica. Se me lo definisci intrigante, decidono dimmelo. Di ovviamente cremare i corpi. Sì, quello che era rimasto dei corpi. Sì, esatto, perché comunque in quel periodo in cui c'era la malaria era quasi d'obbligo cremare i corpi quando morivano in situazioni non chiare. E quindi appunto cremano i corpi. Ma mentre sta bruciando il corpo di Percy, l'amica va a prendere il cuore di Percy, che non stava ancora bruciando, e lo consegna nelle mani di Mary. Tenetevi a mente questa cosa. Mettetevi un bel post-it lì mentre ascoltate questo podcast. O una crocetta anche. Perché... O un'altra crocetta. Perché ritornerà questo cuore. Mi raccomando, ricordatevelo. Sono in attesa. Che paura. Che paura.
La Cree ha già i brividi. Mamma mia. Per farti aumentare un po' questi brividi Cree, ti faccio sentire qualche nota che tutti sicuramente riconosceranno e affideranno. Senti qua dei passi al nostro amico. È lui. Michael Jackson con Thriller. Ci stavamo chiedendo se davvero Michael sia morto. E non... In questa puntata così macabra ci voleva questo mistero. Non lo so, rimane un punto interrogativo, perché noi e la Fede stavamo pensando a cazzarola, però dopo una vita così sempre sugli schermi, sempre sul palco, alla ribalta, dopo un po' uno vuole anche un po' di privacy. Allora vaffanculo, io sparisco. Facci finta di morire, ciao a tutti. Mica male, chissà, non lo sapremo mai. No, rimarrà così un mistero per tutti. E invece non è un mistero per noi oggi la vita di Mary Shelley, o quantomeno non lo è stata, perché appunto abbiamo raccontato com'è stata la sua infanzia, la sua adolescenza, la sua vita poi da adulta, il suo primo grande romanzo di fantascienza, anzi il primo grande romanzo di fantascienza che sia mai stato scritto nella storia. Pazzesca. Il capostipite della fantascienza è la Mary. È la nostra donna. Eh sì, è la nostra amica Mary. Quindi, ma come finisce questa storia? Finisce che lei e il figlio Percy Florence, l'unico figlio rimasto, perché poi appunto la sua famiglia alla fine rimangono solo loro due. Ma tu pensa quanto bene dovesse volere Mary a Florence, cioè tutto il suo amore era per Florence. Riversato su di lui. E dall'Italia decidono di tornare in Inghilterra. Tornano in Inghilterra, la nostra Mary si dedica alla scrittura, alla formazione del piccolo Percy Florence, lo manda a studiare in una scuola pubblica, poi andrà all'università, andrà a fare legge, però perché non dimostrava un talento da scrittore come i suoi genitori. Dopo un po' finisce. Il gene non era in quel figlio. E quindi cosa succede poi? Percy diventa grande e decide di sposarsi, trova un'anima gemella e si sposano. E la nostra Mary è così tanto contenta di questa loro unione e vanno a vivere tutti insieme felici e contenti. Purtroppo la nostra Mary soffriva di fortissimi emicranie durante l'ultimo periodo di vita. Si scoprirà poi in seguito che queste fortissime emicranie erano dovute a un tumore al cervello. Quindi possiamo magari anche capire le sue depressioni, da cosa provenivano, da cosa arrivavano. Molto probabile, sì. Sì. E quindi nel 1800, porca miseria, ho perso la data. Che cosa? 51. Ok. L'ho trovato. Grande. Il 1 febbraio 1851 la nostra amica Mary Shelley si spegne in Inghilterra. Ciao Mary. Ti porteremo sempre nel cuore. Ma a proposito di cuore, brava Cree, a proposito di cuore, ha un anno, cioè è l'anniversario della morte della madre Mary. Il figlio Percy e la nuora decidono di aprire i cassetti della scrivania, appunto per ordinare. Ma che piccioni, ma scusa. Dovevano mettere a posto. Aprendo questo cassetto trovano. Cosa trovano? Le ciocche dei capelli di tutti i loro figli, di tutti i suoi figli che poi appunto erano morti. Cioè praticamente era un cofanone pieno di capelli. Ah vabbè, delle ciocchettine. Trovano poi un manoscritto mai pubblicato e dentro a un fazzoletto di seta trovano delle ceneri che erano quelle del cuore del marito. Che roba, questo finale è proprio quel botto. Eh sì. Ragazzi, questa è la storia, è la vita della nostra amica Mary Shelley. Io direi che, cioè, più di questo non poteva vivere questa donna. Ha avuto un sacco di disgrazie, abbiamo un sacco di crocette, quindi di lutti nella sua vita, ma è diventata una delle scrittrici più importanti per quanto riguarda la fantascienza, perché chi non conosce Frankenstein non tutti esiste. Te lo fanno leggere dappertutto, è proprio uno di quelli, si legge da ragazzini, ma poi le letture adolescenziali sarebbe sempre bene riproporle poi da adulti, perché c'è sempre una chiave di lettura nuova ogni volta che leggi un libro. Eccola la perla della Cree, sto aspettando, è da un mese che dico chissà quando arriva la Cree con la sua perla, perché quando la Cree dà la sua perla cambia, si fa seria, assume uno sguardo ammaliante e butta la sua perla così per i nostri ascoltatori di Acme. Grazie, molto gentile. Ma che bello che è fare le puntate con te, cara Fede. Cree, questa volta è andata. Siamo arrivati alla fine. Alla fine di questa puntata mensile. E il mese prossimo ci proporrai tu
una donna da andare a conquistare. Non vedo l'ora di trovarne una all'altezza di tutte quelle che abbiamo conquistato fino ad oggi. Eh sì, perché ce ne sono, ogni volta che la creiamo a cercare delle donne, ce n'è una miriade tra cui poter scegliere, quindi bisogna fare una selezione molto accurata. E sicuramente il mese prossimo ce ne sarà una all'altezza, perché la CRI ha un criterio di scelta altissimo, quindi sicuramente sarà all'altezza. Oh, vede quanti cuori, cuori, tutti i cuori. Anche oggi allora siamo arrivati al termine della puntata, ci siamo divertite tanto, abbiamo imparato tanto e speriamo di aver passato dei bei messaggi, insomma, delle belle storie. Pillole da raccontare, come diciamo sempre a CRI, ai vostri aperitivi. Come siamo social. Ma sapete questa cosa su Mariscelli? L'ho sentita l'altro giorno nel podcast di Acme. Eccola! E la potete usare con i vostri amici. Quindi ci diamo appuntamento al mese prossimo con la CRI e invece a settimana prossima con la Fede e il Prof, che conquisteranno invece una via che appunto, boh, non si sa che via sarà. Ma prima di lasciarci, ascoltiamo l'ultima canzone scelta dalla CRI e poi niente, l'appuntamento al mese prossimo. Ciao CRI! Ciao Fede! Ma che canzone hai scelto? Mondo Marcio, questi fantasmi. Giusto, per rimanere in tema, buon Halloween! Ehi, CRI, che cosa facciamo oggi? Quello che facciamo sempre, Fede, tentare di conquistare Canegrate e il mondo. La Fede con la CRI, la Fede con la CRI, queste esploratrici dicono reply di rosa, insieme fanno scintille, ne combinano sempre mille, che coppia! La Fede con la CRI, 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 CRI. Replive.it. The next step.